professore Daniele, quanto è importante il ricordo? Si chiama giornata della memoria proprio per questo, perché questo ricordo non si deve mai smarrire, è un monito che ci deve accompagnare ogni anno e tutte le generazioni, perché il mostro da cui partorì l'Olocausto non possiamo ritenere che sia stato sconfitto una volta per sempre. Quindi l'irrazionalità, il razzismo, i nazionalismi esasperati, il malessere sociale possono sempre covare la ripresa dei totalitarismi. La democrazia è una conquista di ogni giorno. Sai, oggi è la giornata della memoria. Sì, lo so. Sì. Sì, ieri sera ci abbiamo visto parecchi film dell'Olocausto e tutto. Sì, lo sappiamo. Sì, sì, sì. Sì, lo sappiamo, sì. Sì, della Shoah. Quanto è importante ricordare quello che è successo durante il nazismo? È molto importante, secondo me, come per tutti noi, anche per l'educazione anche dei giovani. Per le generazioni future. Per non commettere più gli stessi errori, fare in modo che ci sia, diciamo, una memoria rispetto a quello che è accaduto, affinché non capiti più. Importante sicuramente ricordare, però è anche giusto che si ponga l'accento su determinati aspetti di questa situazione, che sono molto importanti e che soprattutto, secondo me, fanno dell'avvenimento, o meglio del ricordo dell'avvenimento, qualcosa di veramente eccezionale, perché bisogna ricordare che c'è stato un periodo della nostra vita non felice e bisogna cercare di evitare comunque che ricapiti. Pensate che sia importante il ricordo? Sì, assolutamente, perché comunque permette di evitare di compiere gli stessi errori in un futuro e soprattutto di insegnare alle nuove generazioni quali sono i valori che possono rappresentare una positività. Ma sostanzialmente, perché non ricordare tutti gli altri genocidi che ha commesso l'umanità nei tempi? Sarebbe anche abbastanza ipocrita ricordare solo quello degli ebrei. Bisognerebbe ricordare tante cose, non soltanto oggi la memoria. Esempio? Come quello dei 60 milioni sterminati da Stalin, le varie violenze che hanno perpetrato tutti i regimi dittatoriali nel mondo, la strage degli armeni. Quello che succede nel mondo. I 20-30 milioni di ucraini che morirono di fame sotto il regime sovietico. Le guerre, non soltanto quello che è successo 50 anni fa, 60 anni fa, penso io. Quello che tuttora succede in Africa con le guerre, con le carestie e tutto il resto appresso. Le guerre religiose in Palestina. Insomma, ce ne sono abbastanza da ricordare. Però succede una cosa, che i ragazzi, i giovani di oggi, non vogliono sapere niente del passato. Anche a livello sempre di professori, di istituzioni, di scuole, come non vogliono ricordare. Anzi, se domanda un giorno di oggi non sa nemmeno cosa vuol dire il giorno della memoria. Se ti dico Shoah, cosa mi dici? Nulla. Sai che cos'è la giornata della memoria? No. Tu lo sai? No. Perdonami, mi trovo impreparato. Se ti dico Olocausto? Ah, allora stiamo parlando di Hitler, quel discorso che abbiamo fatto con Anna Frank, che tanto ci ha sensibilizzato per quanto riguarda anche fondamentalmente lager, ebrei, cose eccetera eccetera. Non siamo razzisti, ok? Non votiamo fondamentalmente per persone di destra e tra l'altro fondamentalmente quando mio padre si vede un documentario su Hitler io mi sento male, sinceramente. Allora segnatelo, il 27 gennaio è la giornata della memoria per quanto riguarda Shoah, ok? Benissimo.